utilizzeremo delle strutture, dei centri di accoglienza temporanea, c'è un avviso pubblico che la prefettura ha adottato, abbiamo raccolto anche la disponibilità delle strutture religiose, della ASL ovviamente a effettuare quei necessari screening sanitari ed eventualmente anche le vaccinazioni. Inizia a prendere forma la rete dell'accoglienza sul modello di quanto predisposto per i profughi afghani a favore del popolo ucraino. Al tavolo a Bari, nella sede territoriale del governo, regione, comune, forze di polizia, ASL 118, Caritas e Croce Rossa, e non è l'unico elemento emerso. Abbiamo anche acquisito la notizia che dal Ministero dell'Interno è stata data alle questure di rilasciare dei permessi di soggiorno per queste persone di durata di un anno. Quanto alla petizione online lanciata in città, oltre 12.000 le firme raccolte per rimuovere la targa con la firma di Putin dalla statua di San Nicola, il sindaco di Bari, De Caro, non ha dubbi. Non sono favorevole a cancellare pezzi di storia dalla nostra città. Macchina della solidarietà a pieni giri, intensissima l'attività oltre a quella dei comuni, di associazioni, realtà studentesche, parrocchie. A Bari l'associazione Incontra ha messo in campo mezzi e oltre 20 volontari. Abbiamo raccolto centinaia e centinaia di cartoni di alimenti, prodotti igiene intima, farmaci, vestiti e soprattutto prodotti per bambini. Stiamo collaborando con l'associazione ucraina qui a Bari e la nostra sede è a disposizione per lo stoccaggio. Intanto c'è anche chi, come un 21enne di Statte, si dichiara pronto a recarsi in Ucraina per combattere, anche pagando un corso di addestramento militare.